davvero contenta di essere nella mia città in questo modo a raccontare la mia vita, la mia esperienza e la mia lotta, anche perché penso che un po' del DNA Tarantino mi abbia dato questa forza di riuscire a lottare, ad alzarmi ogni giorno e dire devo andare avanti e farcela. Io racconto storie di ragazzi che sono in fondo nati qua, quindi che sono già integrati o inclusi, solo che hanno difficoltà perché hanno la pelle scura. E quindi solo con l'ascolto, solo lasciando che loro ci raccontino che cosa si prova ad uscire tutti i giorni con la pelle nera in Italia, forse ci potrà far capire che l'Italia non è poi così un paese così antirazzista. Ci dice della necessità che si riescano a comporre queste situazioni, che sono delle situazioni spesso conflittuali, che dipendono da una, a mio parere, da una difficoltà di comprensione reciproca. Abbiamo approfittato di questo giorno per ospitare la dottoressa Nobile insieme con il procuratore Grado Colombo per presentare il nuovo libro della dottoressa. Un libro assolutamente in linea con i principi ispiratori della nostra banca, ma anche con il momento. Si parla nel libro infatti di inclusione, la storia personale della dottoressa Nobile sempre molto vicina a questi temi. Nonostante le difficoltà del momento, riteniamo importante continuare ad ospitare pubblico, a mantenere vivo l'interesse sulla cultura, su questi temi, temi oggi quanto mai attuali in un momento così difficile. Continueremo ad ospitare autori importanti, autori che siano in linea con il nostro pensiero, e sicuramente il successo di pubblico non ci mancherà.